Eccoci qua, ben arrivati e ben ritrovati a tutti. Ho iniziato da pochissimi secondi, per cui attendiamo che un po' di persone si colleghino, così da poter iniziare a parlare. E vedo già c'è una persona. Tre. Attendiamo un attimino, intanto, ciao Giorgio. Specifico fin da subito che, ma lo dirò anche dopo. Giorgio mi dà l'ok, quindi vuol dire che si sente e si vede benissimo. Grazie Enrico. Voglio anzitutto ringraziare il gruppo Focus 3.0 per questa opportunità. Ciao Antonio, ciao Enrico Chicco, per questa opportunità di poter fare una chiacchierata stasera, una chiacchierata su temi che sono a noi cari, che sono i misteri storici, i misteri del passato. Sapete molti di voi che al di là del lavoro giornalistico che faccio sulle pagine di Era Magazine, comunque il mio grande amore, il mio grande motivo di ricerca ormai da tanti anni è... Ah, ciao Cristina e Manola, è ovviamente l'Asia, l'Oriente, ma soprattutto l'India in particolare. E ringrazio Giorgio e Enrico, amministratori del gruppo, perché questa sera almeno possiamo parlare di qualcosa di diverso. Permettetemi e concedetemi un piccolo cappello introduttivo. Tutti noi stiamo vivendo un momento veramente difficile, un momento di quarantena forzata che ci sta portando ad avere cambiato anche radicalmente quelle che erano le nostre abitudini quotidiane. Ciao Angela. E ciao Elena, per cui queste serate che sul gruppo Focus vengono organizzate anche molto spesso sono sicuramente un motivo per distrarsi, per svagare un po' la mente, pensare ad altro e quindi anche insomma ritornare a una sorta di normalità che avevamo prima. Con Focus abbiamo fatto diverse live, tante live nel corso degli ultimi anni. E il bello era appunto condividere, parlare anche su posizioni diverse, non per forza bisogna dire tutte le stesse cose, ma è anche ah, ciao Luisa e ciao Marta, non per forza bisogna dire tutte le stesse cose, si può avere punti di vista, un po' come diceva Voltaire, differenti, e, però cercare di venirsi incontro, quindi il confronto col diverso spesso è anche motivo per imparare, per migliorarsi e anche per percorrere nuove strade. Io lo dicevo all'inizio, ora siete molto più numerosi, ho iniziato pochi minuti fa, abbiamo un'oretta più o meno di tempo, mi dicevano, per chiacchierare. Io sono qui soprattutto se avete delle domande, se volete fare delle domande. Ciao Omar, ciao Giuseppe, sono qui a disposizione, insomma, per quello che è la mia competenza nel mondo indiano e nel mondo orientale, sono ben felice di rispondere alle vostre domande. Allo stesso tempo mi ero creato un po' una traccia di argomenti molto generale, per cui magari fra poco partirò con quelli, se non vedo che ci sono delle domande. Da parte vostra, però, insomma, sono qui a disposizione. Dicevo, un momento difficile, però, come si suole dire in questo periodo, andrà tutto bene e penso e spero ne usciremo presto. È un momento che, come dicevo poco fa, ci sta mettendo a dura prova, che sta cambiando totalmente quelle che erano le nostre abitudini. Ciao Davide. Però ce la faremo. Un consiglio che posso dare, è quello, magari per chi non l'avesse ancora fatto, di prendere un buon libro, di comprare magari anche un buon libro. Ci sono gli ebook, ma ci sono anche, i corrieri che comunque continuano a funzionare. Proprio perché un dato che leggevo stamattina, e questo da editore, che è il mio lavoro, c'è un calo drastico, soprattutto in questo periodo, in quello che è la lettura. Probabilmente la gente, non ha la testa, probabilmente, per mettersi a leggere qualcosa per svagarsi, e quindi molti di noi, tante persone, non lo so se molti di noi sono fissi davanti alla TV. Comunque, veniamo ai nostri argomenti. In questo periodo, mi dispiace dirlo, sarebbero dovuti uscire due libri. Ciao Cristina, sarebbero dovuti uscire due libri, uno per Launo Editori, che avrebbe riguardato, che riguarderà, uscirà ora nel prossimo periodo,
tutto quello che sono i misteri indiani che riguardano l'esistenza di un continente scomparso, così come di una civiltà scomparsa prima di quella attuale, non è Atlantide, ma è una civiltà preesistente a quella indiana e che sarebbe datata addirittura in un periodo storico tra il 10.000 avanti Cristo, se non prima. Ciao Alessandra e ciao Raffaella. Così come parallelamente per Enigma Edizioni sarebbe dovuto uscire un libro che uscirà ora ad aprile, dedicato a, sempre all'India, scritto a quattro mani col dottor Andrea Di Lenardo, in cui abbiamo cercato di sfatare alcuni miti storici, quindi è su un frangente un po' diverso, ma di sfatare alcuni miti storici che riguardano proprio il continente indiano e il continente greco. Se non avete domande, intanto io proseguo nel parlare di quest'ultimo lavoro, di quest'ultima fatica, come si suol dire. Il libro, appunto, che vedrà la luce ora d'aprile per la Uno Edizioni, India Sommersa, è stato un tentativo, perché ovviamente la verità e tutta la conoscenza è impossibile averla, un tentativo di raccogliere tutte quelle che erano gli studi, le ricerche, le analisi fatte fino ad oggi in ambito internazionale sul subcontinente indiano e mettere al vaglio quelle che erano le loro conoscenze, le loro tradizioni, le loro leggende, appunto, che riguardavano, ciao Paolo, appunto, l'esistenza di una civiltà precedente alla nostra. Quello che ne è venuto fuori è veramente sconcertante ed è qualcosa che spesso è passato anche sotto i nostri occhi, soprattutto negli anni passati, ma ovviamente quello che viene chiamata il mondo della divulgazione mainstream, quindi il mondo dei telegiornali che siamo tanto abituati a vedere in questo periodo, non hanno passato queste notizie. Nel 2004 mi viene in mente quando ci fu il grande tsunami che, come penso vi ricordiate, spazzò via buona parte del sud-est asiatico, ci furono migliaia e migliaia di morti. La cosa incredibile è che nel sud dell'India, in una zona particolare tra le città di Mahabalipuram e Pumpuar, praticamente il mare, come sapete, prima dell'arrivo di uno tsunami, il mare si ritira. Nel ritirarsi, il mare scoprì un pezzo di fondale marino fino a 2 chilometri di distanza da quella che era la normale costa. E cosa successe? Quello che erano le antiche leggende di quei luoghi che parlavano di templi sommersi, addirittura potete cercarlo su Google se volete, la famosa leggenda delle sette pagode, diventò una realtà. Perché con il mare che si ritirò per un breve periodo di tempo, vennero alla luce, furono filmate, fotografate, quelli che erano i resti, i residui di antichissimi templi che erano stati spazzati via in tempi veramente antichi. Successivamente, ma anche precedentemente, ma soprattutto dopo questi eventi, il NIOT, che è l'Istituto Oceanografico Indiano, fece dei sopralluoghi in quei posti e scoprì delle strutture che in alcuni casi, vedo che c'è già una domanda, in alcuni casi furono datati addirittura 11.000 anni fa. Sì, Stefano dice: una compagnia aerea indiana in una sua pubblicità come slogan cita che loro volano da più di 5.000 anni. È verissimo, è l'Air India e spesso durante le conferenze che faccio la faccio vedere questa pubblicità, questa locandina. È addirittura una locandina del 1981 dove c'è Rama a bordo del Pushpaka Vimana e vola verso Ayodhya con sua moglie Sita. Per gli indiani è normale, per molti indiani è normale credere, non le chiamano neanche leggende, per loro sono itihasa come lo sono il Mahabharata e il Ramayana, cioè itihasa in sanscrito vuol dire questo ciò accadde realmente. Cioè questi due poemi epici, insieme a tantissimi altri, non sono altro per loro che eventi storici realmente accaduti, realmente avvenuti, che poi nel corso del tempo furono non cambiati, ma messi in forma scritta o tradizione orale e ovviamente anche abbelliti in una prosa che fosse anche di pubblica utilità, cioè questi una sorta di romanzo epico formativo attraverso cui poter imparare, soprattutto per le classi più basse, meno abbienti, che non potevano studiare. Sì, esiste la Bimana Airlines, mi dice Davide Cristallo, che saluto,
che è la compagnia di bandiera del Bangladesh, è Bimana con la B, è perché in quei posti, soprattutto in India, la B e la V sono intercambiabili, per cui la possiamo chiamare Vimana Airlines senza problemi. Vi dicevo appunto, Itihaas vuol dire ciò accaduto realmente per gli indiani, non quelli occidentalizzati che potete trovare ad esempio nelle grandi città come Nuova Delhi, che ormai purtroppo stanno perdendo molto delle loro tradizioni e cercano di emulare molto noi occidentali, ma i veri indiani che si trovano soprattutto nell'India centrale o nell'India del sud, per loro parlare di Vimana, cioè di velivoli tecnologici che si spostavano nel cielo, così come di esseri che provenivano da altri pianeti e giungevano fin sulla Terra per insegnarci alcune loro conoscenze o anche combattere tra di loro, era normale, così come è normale parlare di una civiltà precedente e di altre civiltà che ci hanno preceduto. Gli indiani addirittura ci dicono che secondo le loro tradizioni ce ne sono state ben quattro, di cui noi saremmo la quinta. Dice Stefano, scusate che nel frattempo devo anche ampliare il messaggio, allora non sono stati i fratelli Wright i primi a volare, ma bensì altri. Forse la storia dell'aviazione, come molta altra storia, va riscritta. Grazie perché mi dai un gancio, come si dice, molto affascinante per quello che starò per dire. No, i fratelli Wright non sono stati i primi. I fratelli Wright furono i primi uomini, secondo la storia ufficiale, nel 1903 a far volare un velivolo in America, ovviamente, e a farlo librare in aria per un qualche centinaio di metri. È curioso ricordare come loro padre, che era un vescovo protestante, avesse bandito quasi questi due figli, dicendogli che solo gli angeli e Dio poteva volare, che mai nulla più pesante dell'aria si sarebbe potuto librare appunto nell'aria. Scusate che c'è un'altra domanda. Mi chiedono il tuo libro. Sì, poi ne parlo, Sara. Invece cosa successe? La storia ufficiale, riscoperta solo in tempi molto recenti, si parla di una decina d'anni, non di più, ci dice che fu un indiano a far volare il primo aereo della storia. Questo signore si chiamava Bapuji Talpade, era di casta brahminica, per cui una persona insomma con un livello sociale abbastanza alto, ed era soprattutto un discepolo di un personaggio molto interessante che si chiamò Subbaraya Shastri. Forse molti di voi hai per caso qualche immagine di repertorio? Ce l'ho, ma mi sa che è un po' un problema e non saprei come metterla in diretta. E comunque intanto proseguo. Bapuji Talpade era stato discepolo di Subbaraya Shastri. Questa figura è stato colui che ha portato alla luce del sole un testo molto contestato, che penso conosciate, il Vimanika Shastra, insieme ad altri 24 testi. Dico molto contestato perché, come sempre, i detrattori e gli scettici hanno cercato fin da subito di screditare quest'uomo e soprattutto questo testo. La storia recente invece ci dice che questo testo, mi chiede Angela se per gli indiani sono eventi storici perché non lo dicono al mondo portando prove contro la storia comunemente accettata, non interessa loro far conoscere la storia vera. Ora ti rispondo subito. Il Vimanika Shastri in realtà è un testo genuino, era una tradizione orale tramandata, come dicono loro, attraverso una tradizione che si chiama Guru Paramparam, cioè da maestro a discepolo, da bocca a orecchio, era stato tramandato per secoli, almeno secondo la loro tradizione, almeno dall'800 avanti Cristo fino ad oggi, quindi parliamo di 2800 anni fa. È un falso? Non penso proprio, e vi dico alcune cose che forse mi potranno dare un minimo ragione. Quello che è scritto nel Vimanika Shastra, che appare nel 1918, è stato sottoposto a analisi da diverse università indiane, hanno tentato di ricostruire alcune delle macchine o yantra in sanscrito descritte all'interno di questo libro. Cosa succede? Se è un falso, com'è possibile che dentro questo testo si trovino invenzioni tecnologiche che noi, ad esempio, abbiamo prodotto solo negli anni 70? Nel 1918, nel Vimanika Shastra, c'è la descrizione del Chumbak Mani,
Nel 1972 noi creiamo, noi come razza umana, per la prima volta in Giappone, i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici. Il Chumbakmani è invece un liquido che, sottoposto alla luce solare e a un movimento vibratorio, praticamente produceva energia elettrica. E questo, ripeto, lo troviamo in un testo del 1918. Per cui è letteralmente impossibile che il signor Shastri si fosse inventato una cosa del genere con un grado di dettaglio e di avanzamento tecnologico così profondo. Non c'è una spiegazione logica. Così come tante delle descrizioni che vengono fatte in questo testo sono state scoperte solo successivamente, come ad esempio i vari strati che compongono la nostra atmosfera. Talpada era stato discepolo di Shastri, di Subbaraya Shastri, e nel 1895, nella spiaggia di Bombay, lui che cosa fa? Fa volare il Marushakta, un velivolo, letteralmente vuol dire dal sanscrito amico del vento, ed fu un velivolo che si librò per 1,5 km a 300 metri di altezza, quindi molto più avanzato di quello che era stato il velivolo dei fratelli Wright. Ci sono giornali dell'epoca, c'è la testimonianza addirittura del Maharaja, del regnante di quella zona, di Bombay, per cui è un fatto storico che però è passato sotto il silenzio perché ovviamente si dà la predominanza a quello che succede in Occidente o in America piuttosto a quello che può accadere in India o in altri paesi di quelle zone. Però sì, l'uomo ha volato per la prima volta in tempi recenti in India ed è stato proprio un discepolo di uno di quei vari studiosi e maestri che hanno portato certe conoscenze all'attenzione del mondo, all'attenzione pubblica. Devo rispondere ad altre domande. Allora, mi veniva chiesto, quindi Leonardo da Vinci, quando aveva creato una specie di aereo, forse sapeva qualcosa che poteva essere collegata a qualcosa simile a quello indiano, mi chiede Mario Astolfi. Beh, non te lo so dire, non penso che Leonardo fosse venuto in possesso di testi indiani antichi. Certo è che, qui si esula un po' dal nostro argomento, che sicuramente tramite gli arabi, Leonardo poteva, avere avuto accesso a testi arabi che avevano conservato sia le conoscenze dell'antica Grecia, sia anche le conoscenze che provenivano dall'Oriente e anche dall'India. Si dice sempre che lo zero è arabo, in realtà lo zero l'hanno inventato gli indiani, gli arabi lo hanno, direi, copiato, preso e portato tra di loro. Probabilmente Leonardo, nel caso specifico, ha avuto accesso e ci sono anche degli studi in merito a testi arabi e da qui ha potuto sviluppare alcune delle sue invenzioni e scoperte. Sul fatto che ci fossero stati però, in tempi più antichi, collegamenti tra Oriente e Occidente, e qui vengo a una domanda che è stata fatta, proprio con Andrea Di Leonardo ce ne siamo occupati in un libro scritto lo scorso anno, Dall'India alla Bibbia, e ce ne occuperemo in questo nuovo libro che si chiama Ariani ed Europei, che uscirà a breve, e mostrando proprio come nell'antico popolo di Israele, così come in Tibet e in India, ci siano tutta una serie di tradizioni, conoscenze, simboli che sono interculturali, si trovavano sia in India che, ad esempio, tra gli ebrei dell'antichità, così come nel popolo sumero, in quelli che vennero successivamente. Il discorso è che purtroppo noi siamo stati abituati a vedere la storia e a conoscere e a imparare la storia in maniera settoriale, quasi con i paraocchi. Prendete i vostri libri di testo di quando eravate più piccoli o anche quelli dei vostri figli, se ci sono, se ce l'avete sotto mano, e vedrete che non si parla mai della civiltà vallinda o della civiltà arappa. Il bello è che la civiltà vallinda, quando ad esempio, la civiltà sumera contava nel 2500 a.C. una popolazione di 800.000 abitanti, stimata ovviamente. Si sa, in base alle case e ai siti archeologici, che la civiltà vallinda aveva una popolazione di 5 milioni di abitanti, quindi nettamente superiore. Mi sto perdendo un po' di domande, per cui scusatemi.
poi me le riguardo, però questo per farvi capire come una parte della nostra storia ci è stata preclusa e non ci viene fatta studiare. Ma l'Oriente non è forse la culla di tutto. Ora, io sono un po' indianocentrico, se così si può dire, però sicuramente tante cose sono venute da lì e le loro tradizioni, i loro testi sacri, dal Vimanika Shastra a quelli, ai Purana, ai Veda, contengono una quantità di dati non solo filosofici, non solo spirituali e religiosi, ma anche tecnologici e scientifici del tutto sbalorditivi e che noi occidentali stiamo riscoprendo piano piano. Prima non mi ricordo il nome, me ne scuso, mi veniva chiesto come mai l'India non urla a gran voce questa sua antica tradizione. Per tanti motivi, soprattutto diciamo politici, considerate che Narendra Modi, che è l'attuale primo ministro rieletto, è un ultraconservatore, quindi di destra. Ed è comunque un personaggio che in più occasioni ha rispolverato il passato dell'India, addirittura pochi anni fa, 5 anni fa, quando stava inaugurando un padiglione dedicato alla genetica di un ospedale di Nuova Delhi, lui stesso sui giornali, sul The Times of India, che è il loro Corriere della Sera, cioè il più importante quotidiano indiano, ma moltiplicato per una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di persone, in quando inaugurò questo padiglione sulla genetica, disse: noi stiamo ricreando quello che i nostri antichi già facevano, e citò un passo del Mahabharata dove viene descritta appunto la nascita, se così si può dire, o meglio la creazione dei 100 fratelli Kaurava. Che se prendete questo testo, poi non so se c'è tempo oggi, ne riparleremo magari un'altra volta, ma nascono in un modo che se lo leggete anche nelle traduzioni italiane c'è poco, ma inglesi o tedesche per chi lo può leggere, quello che viene descritto è realmente una gestazione extrauterina. Viene preso dal feto della loro. Mi si sta. Ecco, scusate, ho avuto un problema di connessione. Considerate se ci sono problemi di connessione che, come forse avete sentito, le linee sono sature perché tante persone sono collegate in generale in tutta Italia, per cui ci possono essere dei problemi. Fratelli Kaurava praticamente viene preso dalla loro madre, una sorta di protoembrione diviso in 100 parti, messo in 100 urne che si chiamano Chitchamasa in sanscrito. Cioè urne che generano, danno la vita e ne nascono 100 fratelli gemelli uguali e una sorella che poi verranno mandati nella battaglia contro i Pandava, i loro cugini, e fino all'ultimo quasi avranno la meglio perché erano comunque, potremmo dire oggi, 100 gemelli potenziati. Per cui vedete come in mezz'ora neanche di live sono venute fuori tanti spunti, tante cose che non esistono nel nostro mondo occidentale, non ci sono e fanno parte di una cultura che è veramente diversa dalla nostra. Cerco di chiacchierare un po' di meno e rispondere ad alcune domande. Ciao Roberta, mi chiede, anche i sumeri vengono trattati marginalmente sui libri dei miei figli, al massimo 2 o 3 paginette, e dell'India il nulla totale. Sicuramente. Beh, sui sumeri mi fai venire in mente un'altra cosa. Molti di voi conosceranno lo scomparso Giovanni Pettinato, è stato uno dei più grandi sumerologi italiani, forse il più grande degli ultimi decenni, e nell'ultima edizione, se non erro per Longanesi, del suo testo storico, i Sumeri, lui stesso arrivò a dire a un certo momento che l'ipotesi a cui credeva di più è che una parte dei Sumeri, l'intelligenza, quella che era la parte più aristocratica e con conoscenze avanzate, secondo lui probabilmente veniva dalla civiltà ballinda e che è precedente ai Sumeri stessi. I Sumeri vengono collocati generalmente tra il 3500 e il 4000 a.C. Noi sappiamo che la civiltà ballinda preesiste ai Sumeri stessi. Addirittura considerate che a Mergar, che si trova nel Belucistan, quindi a confine oggi tra Pakistan e Afghanistan, esistono degli insediamenti proto-vallindi degli antenati della civiltà arapa che l'archeologia ufficiale ha datato all'8000-8500 a.C., per cui stiamo parlando di 10.000 anni fa.
Un po' come per Göbekli Tepe, è stato difficile e lunghissimo far accettare queste date, ma ci sono quelle, perché ovviamente sono state fatte mille milioni di verifiche, e sono quelle, quindi una civiltà preesisteva in questi territori, così come in Turchia, così nel Belucistan, ci sono tracce tangibili, archeologiche, prove evidenti di civiltà precedenti alla nostra. Cerco di andare a vedere le altre domande. Poi altro discorso è appunto, come vi dicevo un po' all'inizio, il pralaya, il diluvio indiano, con tutto quello che ne è conseguito, la distruzione totale delle linee costiere indiane nell'antichità, e qui stiamo parlando del 10.500 a.C. circa. E anche qua, a livello di analisi archeologiche, sono stati tantissimi riscontri. Nel 2006, se non sbaglio, la BBC, soprattutto, e lo potete trovare ancora oggi, la BBC pubblicava sul suo sito internet scoperta una città sottomarina in India del 9000 a.C. che potrebbe riscrivere la storia. Quella città è la prima di una serie di città enormi mastodontiche trovate lungo tutto il litorale costiero indiano, e anche qua la datazione è quella, 10.000 anni fa almeno, se non di più, quindi qualcosa di sconcertante che ovviamente la nostra archeologia non sempre e quasi mai vuole accettare. Allora, qui sono tornato troppo indietro. Ciao Gianni. La zona di Mohenjo-Daro, mi chiede Mario Stolfi, secondo gli studi fatti è stata distrutta da armi atomiche o solo da una fonte energetica di tipo non nucleare? Beh, qui chiami in causa una ricerca che sto facendo da molti anni e che sto tuttora portando avanti. Nei testi sacri non si, nel Ramayana soprattutto, si descrive l'utilizzo di certi tipi particolari di armi, chiamate armi divine. Tejas Astra, Astra vuol dire arma, Tejas vuol dire energia letteralmente, quindi la traduzione letterale è armi e energia, ma non voglio né posso buttarmi a ipotizzare cosa potessero essere. Dagli anni 50, quando ci si è iniziato a interessare di Mohenjo-Daro e si è iniziato a scrivere di Mohenjo-Daro, molto spesso si è interpretato quello che c'era nel Ramayana come appunto degli ordigni atomici. Quando io sono andato a Mohenjo-Daro in Pakistan nel 2012, ci andammo per un documentario che andò in onda su Voyager, avevo con me tutta una serie di strumenti, tra cui diversi contatori Geiger. E sondando il terreno in superficie, scavando in varie parti del sito archeologico, quello che è venuto fuori era un livello della radioattività ambientale normalissimo. Totalmente normale, e voi mi potrete dire: sì, però sono passati almeno 4.000 anni, è vero, però per chi conosce un minimo il mondo della fisica atomica, sa che il tempo di decadimento radioattivo del plutonio, dell'uranio è di migliaia di anni, se non di decine di migliaia di anni, e comunque quelli che sono elementi instabili, appunto come uranio e plutonio, si trasformano in altri elementi, terre rare, non solo, che oggi come oggi noi avremmo dovuto per forza identificare in quel luogo. Tra l'altro, io presi diversi campioni, tra l'altro uno ce l'ho anche qua, ve lo posso fare vedere fra un attimo, mi alzo, diversi campioni li ho fatti analizzare a dei laboratori, sia italiani che americani. Al momento attuale è di nuovo sotto analisi alla Sapienza di Roma. E quello che ne è venuto fuori è che questi oggetti, che sono bracciali, che sono mattoni, oggetti di uso comune, sono stati sottoposti a una fortissima fonte di radiazione per un tempo estremamente basso. Si parla di almeno 2000 gradi per non più di 4-5 secondi. E questo ce lo dicono le analisi scientifiche. Mi sono alzati perché ho preso uno dei campioni che ho riportato da Mohenjo-Daro, non so se lo vedete, anche abbastanza grande. Vedete la colorazione verdastra. Questo colore verdastro è perché questo oggetto, che probabilmente era una ciotola o qualcosa del genere, è stato sottoposto a una temperatura di circa 900 gradi centigradi, quindi si è vetrificato. Altri campioni che ho e che ho fatto analizzare invece sono molto più neri, molto più scuri,
E in quei casi invece le analisi ci hanno detto appunto che le temperature raggiunte erano dell'ordine dei 2000 gradi, forse di più, e per un tempo estremamente breve. Non c'è una spiegazione né naturale né di altro tipo. Si è parlato di comete, però non è possibile né comete né meteoriti perché comunque avremmo trovato tracce di iridio che sono, diciamo, il marker quando ci siamo davanti alle comete. O comunque detriti meteorici, se fosse stato un meteorite, non abbiamo nessun tipo di cratere, non è una zona tettonica, quindi non c'è forme di vulcanismo né di attività sismica. Esiste solo nella zona sud di Mohenjo-Daro una zona totalmente distrutta, rasata al suolo, di circa 400-500 metri di diametro, cosparsa letteralmente di questi detriti che vi facevo vedere. Non c'è radioattività, io ce l'ho dal 2012 e toccando ferro fino ad oggi sono in ottima salute. Parole migliori non furono mai dette, magari domani mi ammalo, ma comunque sia, non sono radioattive perché le ho fatte rianalizzare, comunque ho ancora un Geiger e non sono assolutamente radioattive. Fatto è che è un'anomalia che quando lo chiesi anche agli archeologi di Mohenjo-Daro mi dissero uno dei grandi misteri di questo luogo. Nel Ramayana noi troviamo la descrizione della guerra a bordo di due vimana, di due carri celesti, come vengono chiamati degli dèi da parte di Rama e Ravana, e l'utilizzo di certe armi che produssero, guarda caso, proprio nella parte sud di Lanka, una distruzione totale che portò appunto alla vittoria di Rama. Tra l'altro, sempre a Mohenjo-Daro, poi passo anche ad altre domande, un altro dato interessante è che l'archeologia ufficiale ci dice che fosse una città di almeno 100.000 abitanti. Ora, considerate questo numero nel 2000 a.C., cioè 4.000 anni fa, si parla di una megalopoli, il corrispettivo di una città oggi da 20 milioni di abitanti. La cosa curiosa è che a circa 300 metri da Mohenjo-Daro ancora oggi c'è il fiume Indo, che più volte all'anno nel passato esondava e trasformava l'intera città in una sorta di isola, che guarda caso in sanscrito si dice Lanka, e la città del demone Ravana, descritta nel Ramayana, è proprio Lanka. La descrizione delle piante che viene fatta nel Ramayana è uguale a quella che erano le piante che si trovavano nella zona di Mohenjo-Daro circa nel 2000 a.C. Quindi ci sono tutta una serie di parallelismi che sono stati identificati da ormai una quarantina di anni che rendono veramente stringente il fatto che l'anca del Ramayana sia stata appunto la Mohenjo-Daro archeologica per come la conosciamo. Dicevo 100.000 abitanti, la cosa incredibile è che vengono trovati solo 43 scheletri, di cui una decina sono calcinati. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati sottoposti a una fortissima fonte di calore che ha fatto evaporare la parte minerale delle loro ossa. E già negli anni 20, quando il sito fu portato alla luce, già allora, come oggi, nessuno sapeva né poteva dare una spiegazione a questo evento. L'unica spiegazione possibile è che queste persone fossero morte perché esposte a qualcosa, a una fonte di calore estremamente violenta, rapida, che li ha uccisi all'istante e che ha portato a queste condizioni, le loro ossa. Quindi si parla di dati concreti, si parla di dati che anche in questo caso possono essere analizzati e possono essere comunque sottoposti al vaglio anche del più ardito scettico, solo ovviamente che parlare di certe cose non sempre è permesso o concesso se non ad esempio nel nostro gruppo in focus. Grazie Enrico, vediamo se ci sono altre domande. Grazie Agata, sono stati. Sì, Milo mi chiedeva se sono stati appunto trovati campioni vetrificati, ne facevo vedere uno, ora è troppo scomodo andarne a prendere altri perché sono in scatole, per cui a me si blocca. Vedo che Alessandro Vaschetto dice che si blocca, probabilmente c'è le linee sature, per cui questo è uno dei grandi problemi. Io sto usando ora il cellulare, oggi avevo provato con il computer fisso, ma dal fisso era praticamente impossibile, ne sanno qualcosa Giorgio e Enrico. Mi chiede Paolo, è lo stesso reperto che avevi postato ad ottobre in una conferenza che hai tenuto a Pisa? Mi sembra proprio di sì. Ho un paio di campioni, ne ho diversi, ma di solito quando
li porto ai convegni, ne porto un paio che sono quelli più resistenti. E questo sì, questo è un campione che ho portato diverse volte, ve lo posso mettere anche un po' più a favore di camera, così lo potete vedere. E vedete appunto questo colorino verdastro che è appunto frutto della vetrificazione, quindi di un'esposizione ad almeno 900 gradi centigradi di quello che era l'argilla che costituiva questi reperti. Tra l'altro, mi viene in mente che un dato interessante venuto fuori dalle analisi è il fatto che questo tipo di oggetti ritrovati nella zona sud di Mohenjo-daro, dalle analisi viene fuori che hanno subito una doppia esposizione al calore. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si creò la ciotola, quello che era questo ammasso informe un tempo, venne ovviamente modellata l'argilla, venne messa in un forno e quindi cotta, e questa è stata una prima esposizione a una fonte di calore. La seconda fonte di calore è quello che ha trasformato la ciotola, che era anticamente questo oggetto, in questa massa informe, per cui si è arrivati a una temperatura anche probabilmente superiore ai 900 gradi, che ha portato a fondere, poi a risolidificarsi velocemente, l'antica ciotola. E questo, ripeto, ce lo dicono le analisi. Non c'è corrispondenza, secondo te, con le armi del terrore sumere? Ci arrivo subito. Questo ce lo dicono le analisi, per cui, con buona pace degli scettici, che molto spesso ci contestano non solo quello che diciamo, ma anche quello che portiamo. Qui ci sono analisi fatte indipendentemente ad oggi da quattro laboratori e i risultati sono sempre gli stessi. Non c'è corrispondenza? Per me no, non c'è corrispondenza perché comunque allora bisognerebbe verificare in situ, per cui andare nell'antica Mesopotamia, Iran, Iraq, e vedere se ci sono residui da poter analizzare. Fatto è che le tradizioni sumere ci parlano, per esempio, del vento del male, che era questa nuvola che uccideva più che distruggere tutto quello che incontrava sul suo cammino. La descrizione delle armi delle divinità sumere molto spesso è simile, e qui uso il condizionale, a quello che sono gli effetti di un ordigno atomico, proprio come il vento del male. Nel caso indiano ci sono tantissime tipologie di armi descritte e attribuite a tante divinità, e in questo caso quello che ci dice il Ramayana nel caso di Lanka e quindi verosimilmente Mohenjo-daro è che Rama utilizzò delle armi, dei Tejastras, delle armi che provocarono la distruzione sì di una parte della città, ma erano armi a bassa intensità, potremmo dire. Sempre nei testi indiani, ad esempio, per citarvi la più potente, si parla del Brahmastra, cioè l'arma di Brahma, il dio supremo, che era in grado, dicono i testi, di uccidere e distruggere eserciti composti da migliaia e migliaia di persone ed intere terre. Quindi questo sì, potrebbe assomigliare a un'esplosione atomica, però io in questi casi tento di non dare mai una mia interpretazione perché quello che stiamo dicendo è frutto del livello tecnologico a cui siamo giunti, per cui non sappiamo questa gente, questi esseri, che cosa potevano avere. Si parla di armi energia, è plausibile perché comunque sia, noi oggi stiamo sviluppando, oggi da un po' di tempo, le prime armi energia e praticamente possono anche non avere un involucro, nel senso possono essere forme di energie estremamente condensate che vengono imbrigliate da campi magnetici e sparate. Se andate sui siti militari di un certo tipo le trovate queste cose, per cui non possiamo sapere. Ciao Imma, non possiamo sapere quali fossero le armi nell'antichità di queste divinità, di questi esseri più che divinità, però gli effetti che hanno dato a Mohenjo-daro non sono di tipo nucleare, per cui escluderei un'arma nucleare. Nel caso dei Sumeri non lo possiamo sapere. Posso fare un altro paragone, però, che è il sito archeologico di Tale Lammam, che si trova a nord della Palestina, vicino al Mar Morto, e qui è curioso perché ormai da una quindicina d'anni diversi archeologi lo hanno identificato come la possibile Sodoma descritta nell'Antico Testamento, e la cosa assurda è che gli archeologi che cosa hanno trovato a Tale Lammam? Hanno trovato degli oggetti fusi del tutto simili, per non dire uguali, a questi.
E la cosa incredibile è che quando hanno analizzato quegli oggetti, è venuto fuori che in quel caso le temperature raggiunte si erano avvicinate ai 6.000 gradi centigradi, quindi qualcosa era esploso, e questo ce lo dicono gli articoli scientifici di Collins e altri archeologi ufficiali che hanno indagato tale Lammam. Qualcosa è esploso in aria, ha sprigionato una bolla di calore di 6.000 gradi che ha distrutto un'intera parte della città, probabilmente uccidendo anche centinaia o migliaia di persone e lasciando sul terreno dei residui estremamente simili, se non uguali, a questi qua. Quindi vedete che questo è avvenuto sempre più o meno nello stesso periodo, cioè il 2000 avanti Cristo. La cosa curiosa è che alcuni anni fa, proprio con Mauro Biglino, ci siamo posti questa domanda: come mai Moenjo-Daro viene distrutta e spopolata nel 2000 avanti Cristo? Tale Lammam, idem, le tradizioni sumere ci danno una data del 2000-2024 avanti Cristo. Non lo sappiamo, possiamo fare delle ipotesi, ma forse in quel periodo storico, come ci dicono le tradizioni e le leggende di questi posti, delle divinità, degli esseri superiori combatterono tra di loro utilizzando certi tipi di armi. E noi oggi forse possiamo vederne gli effetti in quelli appunto che sono a Moenjo-Daro, Tale Lammam, i residui sul terreno, cioè delle pietre fuse e vetrificate a temperature altissime. Vado un attimo indietro, sapete, sono chiacchierone, per cui penso sia. Ah, Massimiliano, ciao! Dice: penso sia meglio fare le dirette su YouTube, mi sembrano server sottoposti a meno stress di traffico. Scusate, non sono un esperto, per cui qui lascio la mano agli esperti. Mi viene chiesto: tempo fa nel 316 furono delle discussioni riguardo alla creazione dell'uomo e venne fatto riferimento ai testi sacrivedici. Dunque, in questi testi esiste la creazione o riguarda solo l'uomo cosmico? Ma allora, è una bella domanda, perché nei testi indiani non c'è, ci sono tante tradizioni su come nasce l'uomo e l'umanità, ma la principale, è del tutto diversa dalla nostra. Cioè, se noi prendiamo i miti antichi o le nostre tradizioni antiche, mi viene in mente l'Antico Testamento con Yahweh, l'argilla, oppure i testi sumeri, scusate, c'è sempre una divinità che crea, come col pongo, la plastilina, un essere a cui dà vita. Nel caso indiano non è così, cioè non c'è un mito della creazione vero e proprio. L'unico mito della creazione è quello che l'essere supremo, superiore anche al Brahma, pensò l'uomo e creò l'uomo. Poi, come vi dicevo, ci sono tante altre tradizioni, ma non c'è nessuna divinità che, utilizzando l'argilla, utilizzando qualsiasi altro materiale, crea l'essere umano. Gli stessi indiani di loro stessi dicono che esistono da sempre, quindi l'essere umano, inteso come indiano, esiste da quando esiste l'universo, da quando esiste la vita ovunque, in tutto il cosmo. Sono tradizioni del tutto differenti dalle nostre. Infatti, molte volte, allora, una cosa che a me capita spesso di criticare, appunto, è quando viene importato e portato in Occidente una tradizione che noi non possiamo capire perché non siamo nati, non si è vissuto e non siamo parte di quel mondo. Tante volte le tradizioni indiane, come anche ad esempio lo yoga, sono state molto travisate perché avevano un significato e un'origine ben più antica, e la troviamo ad esempio nella civiltà Vallinda, con dei piccoli sigilli o delle statuine che hanno almeno 4.000-5.000 anni in certi casi. Molto spesso si porta in Occidente delle cose travisandole, distorcendole e perdendo letteralmente quello che era il vero e antico significato. È vero anche che per noi occidentali cercare di capire e immettersi in quel mondo lì è estremamente difficile, perché è un modo di conoscere, di vivere la vita, di concepire la vita, del tutto diverso rispetto a quello che siamo stati abituati a vivere e anche a studiare. La stessa filosofia indiana, se vi voleste divertire a leggere qualche libro, la trovereste mille volte più complessa e difficile rispetto a quella occidentale, greca, latina e quant'altro, perché la speculazione filosofica dell'India veramente affonda migliaia e migliaia di anni fa e ha raggiunto delle vette e degli apici ineguagliati, penso, in tutto il resto del pianeta.
Marianna mi chiede: ci sono anche episodi nella Bibbia in cui vengono descritti eventi catastrofici in cui pare siano state usate armi distruttive? Potrebbero esserci corrispondenze? Ne parlavo prima, non so se la domanda è arrivata ora o prima. Sì, Sodoma e Gomorra vengono distrutte appunto dall'ira divina. Con pioggia, una pioggia di fuoco e cenere dal cielo, abbiamo la guerra tra Enkil e Enlil nel mondo sumero, l'utilizzo di armi distruttive di massa, diremmo oggi, e nel caso indiano abbiamo ad esempio, ma ce ne sono tantissime, abbiamo la storia del Ramayana che viene collocata appunto a Mohenjo-Daro, dove Rama combatte il demone Ravana e utilizza armi a energia, Teja Astras, il nome indiano, che distruggono appunto, distruggono parte della città. Tra l'altro, la cosa bella che viene detta nel Ramayana è che una settimana prima che ci fosse appunto questa guerra distruttiva nella città di Lanka, c'è proprio nel Ramayana viene detto che viene dato un avvertimento alle persone, agli abitanti di Lanka stessa, gli viene proprio detto: fuggite perché fra una settimana dal cielo pioverà fuoco e ceneri, un po' come nel caso di Sodoma e Gomorra dell'Antico Testamento. E forse, questa ovviamente è un'ipotesi, questo ci potrebbe far capire, spiegare come mai dei 100.000 abitanti reali che vissero a Mohenjo-Daro sono stati trovati solo 43 scheletri, e questa potrebbe essere una spiegazione, ovviamente è un'ipotesi, però vorrei capire dove sono finiti i 100.000 abitanti che vivevano appunto nella città di Mohenjo-Daro, scomparsi dal giorno alla notte, non si sa che fine hanno fatto, così come tante altre città della civiltà vallinda vengono spopolate quasi istantaneamente e ci sono delle ipotesi, ma non si sa dove vanno a confluire questi popoli, queste persone. Probabilmente andranno a formare con la fusione insieme ad altri popoli, altre tribù successivamente. Circa 400-500 anni dopo, quello che poi viene chiamata la civiltà vedica, che poi darà origine all'induismo successivamente. Il bello della civiltà arapa è che noi abbiamo tutto, città, sigilli non decifrati, non capiamo la loro scrittura, ma ci mancano i loro testi sacri, ci manca tutto quello che è la loro conoscenza. Della civiltà vedica invece noi abbiamo tutta la loro conoscenza, tra cui il Veda, che è il testo sacro indiano, ma non abbiamo nulla di concreto, non abbiamo quasi per niente case, non abbiamo quasi per niente oggetti monili che venivano sicuramente utilizzati nella vita di tutti i giorni. Questo, anche questo, è uno dei grandi misteri del mondo indiano che ad oggi non ha una spiegazione e penso sia veramente tra le cose più affascinanti che la nostra storia ancora ci debba far capire e comprendere. Ciao Daniela Bortoluzzi, grazie mille. Vado avanti, Roberta Iamiceli, grazie a te. Vedo che al momento non ci sono altre domande. Siamo quasi all'ora, però vediamo di reggere un altro pochino, se ce la fate, non vi ho annoiato. Torno a un argomento di prima che era appunto civiltà sommerse. Come vi dicevo, sono state trovate diverse città sommerse al largo della costa del Gujarat, vicino a Goa, nel sud dell'India. C'è quello che viene chiamato il Ponte di Rama o Ponte di Adamo, che è un istmo di terra che si estendeva, ora non più o quasi, tra appunto il Tamil Nadu, la punta sud dell'India, e lo Sri Lanka. La tradizione vuole che fosse stato costruito dall'esercito dei Vanara per permettere il passaggio del dio Rama, e la cosa curiosa è che ormai studi che vengono fatti da circa 5-6 anni hanno dimostrato anche in questo caso come la base, il sedimento su cui poi dopo nel tempo, nei millenni, si è creato una serie di isolotti che sono visibili anche oggi dal satellite o con Google Earth, la base sedimentaria sembra artificiale, quindi sembra veramente che qualcuno si sia messo lì migliaia e migliaia di anni fa per creare un letto su cui poi depositare roccia, sabbia e quant'altro per creare una sorta di passaggio
tra l'India del Sud e lo Sri Lanka, e questo è quello che ci viene anche qui descritto nel Ramayana. Per cui, se si tratta di miti, leggende e tante fantasie, la mia domanda che rivolgo soprattutto agli scettici è come mai ci sono tante corrispondenze. Ora, un caso può essere una, due volte, qui ci sono troppe corrispondenze, troppe situazioni non casuali che invece ci possono e per me dimostrano, questo è il mio pensiero, come sia esistita una conoscenza superiore nell'antica India. Molto probabilmente sia esistita anche una civiltà precedente, e questo ce lo dimostrano le città sommerse. Ma che noia ascoltarti parlare è come farsi una flebo di cultura. Sei troppo gentile, Daniela. Poi dopo Vanessa mi chiede come sono descritti Vimana nei testi sacri. Mi sto un po' perdendo. Ci sono tutta una serie di elementi che ci dicono appunto come quel territorio, sicuramente non sarà l'unico, ci saranno altre cose in Sud America, in Giappone, in Cina, però occupandoci di questo, occupandomi di quello, io sto studiando l'India. Fatto è che ci sono le prove archeologiche, quindi inconfutabili, che ci sono state città 9.000, 10.000 anni fa, se non più antiche, ci sono state civiltà in quelle zone. Un mito del Tamil Nadu parla proprio a Pumpuar e Mahabalipuram, quelle due città che vi citavo prima, racconta come ci fossero state tre enormi inondazioni che avessero distrutto un continente a sud dello Sri Lanka che veniva chiamato Kumari Kandam, che è l'Atlantide indiana, e a seguito di questi tre eventi cataclismatici quasi globali, comunque distruttivi, si erano avvicendate nel corso dei secoli e dei millenni, e gli indiani danno delle datazioni precise. Tre sangam vengono chiamate. Le sangam erano università in cui si conservava e preservava la conoscenza. L'ultima sarebbe stata distrutta circa nel 6500 a.C. e i superstiti di quest'ultima civiltà e università avrebbero dato il via a tutta una serie di conoscenze appunto nel sud dell'India. E anche qua ci sono dei riscontri con appunto dei siti archeologici sommersi. Ci sono, non sarà facilissimo andare ora nel sud dell'India, anche perché poi hanno chiuso i confini, ma chi volesse farlo può andare in questi posti. Se sa usare una muta da sub e le bombole, si può immergere e vedere queste strutture. Non se ne parla, se ne è parlato poco, ne ha parlato un grande studioso, ricercatore e amico che è Graham Hancock, ma è rimasto, per quanto ci sia stato molto clamore per le sue scoperte, le sue ricerche, è rimasto, come succede molto spesso, relegato a un certo ambito, a un certo tipo di interessi, e non se ne è mai parlato in maniera molto più ampia, ed è un vero peccato. Alessandro mi chiede: puoi confermare che nella tradizione indiana si parla di un bramino che viene cacciato dalle valli Indo e che nella storia indiana gli viene dato il nome di Abrama? Sì, ho tirato fuori proprio questa cosa nel libro Dall'India alla Bibbia, scritto con Andrea Di Lenardo, dove in uno dei Purana, nel Bhavishya Purana, si chiama così, viene raccontata la storia di un personaggio che a un certo momento della sua vita, diciamo, cambia la strada dalla dottrina ufficiale della religione che veniva praticata in India, e lui e sua moglie, insieme a tutti i suoi discepoli, proprio per questo cambiamento radicale che hanno, vengono sbattuti fuori dall'India e vengono mandati in una terra che viene chiamata la terra dei due fiumi. Ora, la cosa veramente affascinante è che fino ad oggi non era stata ancora notata, fino a quando non l'ho riportata fuori, ma che ad esempio Voltaire cita in alcuni suoi scritti, è il fatto che questo personaggio viene chiamato Abraman. Ora, la lingua sanscrita è una lingua indoeuropea, quindi la A all'inizio di una parola è una negazione, è un alfa privativo. Abraman vuol dire senza più il Brahma, quindi senza più il credere in un essere supremo. Guarda caso, la moglie di questo signore si chiama Sarasvati. Sara è un nome, Svati è un titolo onorifico dato a una donna, o noi diremmo di origini nobili, comunque una donna di un certo livello sociale. Abraman e Sarasvati, che vengono mandati nella terra dei due fiumi, che da che mondo è mondo è la Mesopotamia, Tigri e Eufrate. Guarda caso, cosa ci dice l'Antico Testamento? Che Abramo e sua moglie Sara inizia, Abramo soprattutto, la sua missione da Ur dei Caldei,
che si trovava appunto in Mesopotamia. Ovviamente sono una tradizione indiana e la tradizione dell'Antico Testamento, i dati ovviamente non si potrà mai trovare forse una prova concreta, però ci sono tradizioni indiane, c'è il Bhavishya Purana dove appunto viene citata questa storia, e perché non crederlo? Anche perché poi se voi vedete un simbolo trattanti, la stella di Davide dell'ebraismo, noi la ritroviamo con il nome di Shatkona sia nell'induismo che ovviamente anche nel buddismo, ma in tempi molto molto più antichi. Per cui è come se realmente uomini e popoli dell'antichità e idee e conoscenze si fossero spostate. Un altro esempio lampante è il fatto che abbiamo, e non viene quasi mai detto, abbiamo sia dalla parte della civiltà vallinda, sia dalla parte dei sumeri, dei testi cuneiformi o dei testi in cui si parla dei commerci tra queste due realtà. Cioè i sumeri e i vallindi commerciavano tra di loro. C'è una stele, chiamata la stele nera di Shalmaneser III, dove addirittura si vede dall'India vengono portati scimmie ed elefanti. E sono situazioni che avvenivano nel 2500-3000 a.C. Quindi noi veramente non abbiamo una vera conoscenza della nostra storia. Abbiamo studiato, imparato quello che c'è scritto nei libri di testo, e molto spesso anche a livello universitario ci viene fornita una minima parte della vera conoscenza, ma c'è un mondo che esiste, che è ufficiale, che basta cercarlo e può ritornare alla luce, che ci racconta una storia nettamente diversa, ci racconta veramente come gli uomini del passato si spostassero, scambiassero idee. Come una persona, un Abraman e sua moglie Sarasvati dall'India possono essere arrivati realmente in Mesopotamia e qui abbiano assunto il nome di Abramo e Sara ed essere loro alla base della religione ebraica. Ripeto, non potremo mai avere la prova provata, però è un'ipotesi affascinante, è un'ipotesi che comunque anche solo a livello fonologico e di nomi è veramente calzante, per cui potremmo veramente riscrivere nettamente la storia. Mario mi chiede: secondo te, quindi, per ipotesi, è possibile che Marte abbia avuto una guerra nucleare o simile come Mohenjo-Daro? Beh, è una domanda da $1 milione, Mario. Al di là del fatto che molte delle strutture identificate su Marte poi nel tempo si sono dimostrate false, io credo che Marte abbia ospitato la vita migliaia e migliaia di anni fa. Ce lo testimoniano i letti dei fiumi, in cui scorreva l'acqua, ce lo testimoniano le calotte di ghiaccio che è anidride carbonica, ma comunque l'acqua trovata sotto il suolo marziano. Molto probabilmente, ad oggi non è stato possibile trovarne, ma quando potremmo andarci, non noi, ma le sonde nel tempo ce lo dimostreranno. Sicuramente esistono ancora oggi microbi, batteri e forse forme di vita molto semplici su Marte. Marte ha ospitato la vita, può aver ospitato sicuramente anche una civiltà abbastanza evoluta che per qualche ragione poi, per un impatto cometario, per un evento X che può essere stata anche una guerra, ha portato alla distruzione del pianeta. Una cosa banale, ma che mi fecero notare tanti anni fa, è il simbolo di Marte, che è un tondo con una freccia in fuori, quasi a dirci, lo so che sembra stupido, ma quasi a dirci che qualcuno è uscito da quel pianeta. Ma noi abbiamo sulla Terra anche dei meteoriti marziani, dove tra l'altro mi ricordo l'ALH84001, mi ricordo anche il nome, furono trovati le presunte tracce fossili di microbi. Per cui perché escluderlo? Marte è più piccolo della Terra, ma aveva tutte le condizioni necessarie per poter ospitare la vita e personalmente penso che l'abbia ospitato. Poi cosa sia successo sul suo terreno, questo non ve lo so dire, però sicuramente ci sono tutte le basi per anche una guerra nucleare che può essere stata combattuta lì, però è un'ipotesi ovviamente. Mi viene chiesto Maraffa, grazie sempre per insegnarci informazioni e storie nuove ed interessantissime. Complimenti per Firenze Esoterica. Grazie mille, grazie a entrambi. E Firenze Esoterica non c'entra nulla con l'argomento di stasera, è un libro che ho scritto
a dicembre scorso per la Newton & Compton, appunto sui misteri fiorentini, però se Giorgio ed Enrico me lo permetteranno, se ne parlava anche oggi, insomma magari dedicheremo una puntata interamente ai misteri fiorentini, se vi può interessare, e ai misteri di altre città, parlando appunto di quello che tante nostre città italiane nascondono e soprattutto, insomma, quando ci permetteranno di uscire dalle nostre gabbie dorate che sono le nostre case in questo momento. Penso che un grande aiuto per il nostro paese sarà appunto, invece tanto di andare all'estero, sarà quello di riniziare a visitare le città più belle che abbiamo, Firenze, Roma e tantissime altre che ci sono in tutto il territorio, anche e soprattutto per aiutare l'economia italiana. Ora, questo non c'entra nulla, ma è importante, penso, dirlo che a seguito del coronavirus ha subito e sta subendo un crollo enorme, per cui poter aiutare anche in questo modo, studiando, visitando le nostre città, vedendo una Firenze esoterica, una Roma misteriosa, una Milano occulta o una Torino magica, penso che insomma sia su più fronti un modo bello per riscoprire l'Italia e per dare forza al nostro paese dopo questa terribile situazione del coronavirus. Allora, siamo a un'ora, mi era stato detto di parlare per un'ora, però io continuo un altro pochino se vi fa piacere e vediamo se ci sono altre domande. Luca Montanari dice verità scomode, vabbè, è pieno il mondo di verità scomode e soprattutto la nostra nicchia, perché comunque le persone che si interessano a questi argomenti in Italia sono una nicchia rispetto ai 60 milioni di abitanti, siamo più scomodi di ciò che è già scomodo, per cui Kumari Kandam è l'antica Lemuria, Bache, Alessandro, ciao, anzi ciao a tutti gli amici del DS Accademia di Brescia, che è una città in questo momento che sta vivendo una situazione difficile, anche a tutti gli amici e gli allievi del Dojo Maharishi Satyananda di Pavia. Kumari Kandam non è Lemuria. Lemuria, secondo tante tradizioni, si trovava più nel Pacifico. Ora, qui sarebbe un po' complesso, però c'è tutto un filone di studi che nasce con Madame Blavatsky, che penso tanti di voi conosciate, che ha, per me, questa è la mia opinione, ha un po' distorto l'attenzione dai fatti reali. Lemuria si sarebbe trovata appunto nell'Oceano Pacifico. Kumari Kandam è invece il nome, lo citavo prima, che nel sud dell'India viene dato a un enorme continente che si sarebbe trovato appunto sotto lo Sri Lanka e sarebbe arrivato addirittura vicino al Madagascar. La cosa curiosa è che, perché no? Studi geologici di, mi sembra, una decina di anni fa hanno identificato un plateau enorme. Un plateau vuol dire una zona oggi sottomarina che un tempo si trovava alla superficie del Sole, quindi all'aria, e che circa 40.000-50.000 anni fa, se non di più, sprofondò letteralmente sotto il mare. Ma ci sono anche degli indizi archeologici. Se io vi nomino le Awitta, molti non le conosceranno, ma le Awitta sono delle strutture piramidali che si trovano nelle isole Maldive, e le isole Maldive hanno tutta una serie di leggende e tradizioni studiate forse per primo da Torayer, da un grandissimo esploratore, che affondano al passato più antico di queste terre. Parliamo di 1200 atolli. Le Awitta sono strutture piramidali a gradoni, oggi quasi totalmente distrutte in buona parte. Se andate nel Madagascar o alle Mauritius, potrete trovare altre strutture piramidali del tutto uguali, così come trovate in altre parti del pianeta. Kumari Kandam era o sarebbe stato il luogo di origine delle Sangam, delle università che citavo prima, e secondo gli indiani del sud dell'India, quasi tutte le loro conoscenze più importanti si sarebbero originati, provenivano appunto da questo territorio scomparso. Come vi dicevo, anche in questo caso, le analisi che sono state fatte
a sud dello Sri Lanka hanno dimostrato la fattibilità, quantomeno, dell'esistenza di un enorme territorio come quello di Kumarikandam, che circa 50-40 mila anni fa sarebbe sprofondato, per cui è difficile comunque proseguire le ricerche, anche perché sono estremamente costose, ma i pochi dati di cui disponiamo, che abbiamo, ci dimostrano che può essere fattibile, anzi molto realistico, se poi lo confrontiamo con quelle che sono le evidenze archeologiche che vi dicevo prima, a Punpur, Mahabalipuram, in varie parti della costa indiana, in quasi tutta la costa indiana. Molto interessante, grazie mille. La storia dell'umanità è tutta da riscrivere, dice Daniela Bortoluzzi. Beh, ne sai qualcosa? Sì, va totalmente riscritta, insomma. Siamo ormai in tanti appassionati in Italia e non solo, che chi in un modo, chi in un altro, cerchiamo di fare ricerca oltre che divulgazione e divulgazione e ci sono tantissime cose che veramente devono essere viste sotto un'altra luce, un'altra ottica. Sono totalmente d'accordo con te. Milo Casotti mi chiede che senso ha a scuola studiare storia se censurano anche queste cose. È un domandone. Lì bisognerebbe chiedere al ministro dell'istruzione come mai non vengono inserite queste cose. Ho la figlia di un'amica che poco tempo fa mi ha fatto una foto col cellulare del libro della figlia. E si parla delle medie, se non sbaglio, e la civiltà valinda sono letteralmente tre righe in croce. Della civiltà cinese o giapponese non se ne parla, e anche lì ci sarebbe da dirne veramente aiosa. Semplicemente perché da una parte si dà preferenza a quella che è la nostra cultura, dalle guerre puniche ai sumeri quando si studiano, a tutto quello che c'è dall'altra parte, ma l'Oriente, l'Asia, è sempre stata vista un po' di cattivo occhio, già dall'Ottocento, considerate, e sarà l'argomento anche del libro nuovo con Andrea Di Lenardo, Ariani Indoeuropei, considerate che per un secolo e mezzo ci siamo dovuti sorbire la storia dell'invasione ariana, cioè che l'India diventa civilizzata nel momento in cui da Occidente, cioè da casa nostra, popoli indoeuropei entrano in India e questi signori ovviamente erano alti, biondi, con gli occhi azzurri e conquistano questi popoli dalla pelle più scura e gli danno la cultura, la civiltà, la conoscenza. Assolutamente no, perché la civiltà valinda, Mergar, che risale a 8.000 anni fa e più, ci insegnano l'esatto contrario, cioè che questi popoli erano già avanzati e civilizzati quando noi eravamo ancora allo stadio della pietra. E addirittura studi genetici confermano che l'invasione è stata diametralmente opposta, cioè in vari momenti storici, e qui si potrebbe anche ricollegare il discorso che si faceva prima di Abramo e sua moglie Sarasvati, in vari periodi storici, dall'India, dal nord dell'India e non solo, si sono spostati dei flussi migratori che sono arrivati alcuni nel nord Europa, altri nell'Europa centrale, altri addirittura in Italia. Questa è la genetica che ce lo dice, dagli studi ad esempio di cavalli Sforza e non solo, per cui non penso si possa obiettare. Comunque viene quasi tutto censurato, quello che non è, diciamo, consono a certi ambiti ed ambienti. Edoardo mi chiede: Salve Enrico, qual è il tuo punto di vista sulle antiche divinità indiane dalla pelle blu? A quanto ne so, erano membri di una stirpe extraterrestre venute sulla Terra in aiuto all'evoluzione umana di quel tempo che sarebbe intorno a 45.000 anni fa. Ti ringrazio e buona serata. Beh, allora, è curioso perché se voi prendete i popoli del Sud America, la civiltà egiziana e anche l'India, in tutti e tre i casi, ne ho fatti solo tre, troviamo delle divinità dalla pelle blu. Però nel caso indiano non sono tutte le divinità che hanno la pelle blu. In un caso particolare Shiva ha la pelle blu perché in una leggenda che ci parla praticamente viene chiamata del frullamento dell'oceano di latte primordiale, del veleno che sta per cadere sulla terra e quindi far diventare sterile tutto e uccidere ogni forma vivente, lui lo inghiotte nella sua gola e da lì assume il colorito bluastro. Così come Krishna, che in certe tradizioni, e specifico il certe, non tutte,
ha la pelle blu perché è un'incarnazione, un avatar del dio Vishnu. Nel caso, in questi due casi noi abbiamo la pelle blu. Non mi vengono in mente nessun'altra divinità indiana che ce l'ha, ma il fatto è che hanno questo colore per un motivo preciso. Poi che fossero razze provenienti da altri pianeti, i testi indiani ci dicono che esseri, ma a me non piace il termine razze o extraterrestri, i testi indiani ci dicono che esseri provenienti da altri pianeti arrivavano sulla Terra, a maggior modo in India, e diciamo avevano uno scambio culturale non solo con quelle che erano le popolazioni del luogo. Volete dei nomi? Ci sono per esempio Narada Muni, o i quattro Kumaras, che sono tra i tanti che viaggiavano di loka in loka, cioè di pianeta in pianeta, e talvolta portavano le loro conoscenze, altre volte portavano scompiglio, quindi succedevano guerre o battaglie. Non so se la pelle blu, i testi indiani non sono troppo specifici e, come vi ripeto, esistono forse solo due casi di divinità con la pelle blu, però è curioso che noi troviamo appunto, sia in India che in Egitto che in Sud America, delle divinità con questo colorito della pelle. Se devo pensare a esseri provenienti da altri pianeti, forse era la conformazione della loro atmosfera, non lo so, la loro fisiologia che li portava ad assumere questo colorito, insomma, per cui. Però, nei testi indiani non viene fatto riferimento, se non nei casi che vi ho detto e vi ho spiegato, appunto, ad altri. Allora. Luciana Beroni mi dice: vorrei chiedere Enrico se conosce un libro induista che lessi decenni fa e sembrava un manuale di volo e forse era dello Sri Lanka. Allora, non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere appunto il Vimanika Shastra. Il Vimanika Shastra non è dello Sri Lanka, ma chi lo dettò, non lo scrisse, ma lo dettò, si trovava a Madurai, che è nel sud dell'India, e è un vero e proprio manuale di volo, ma nel senso che è più un compendio, non tanto un manuale, perché vengono, per quanto sia suddiviso in 8 capitoli, nella traduzione che si trova in inglese ce ne sono solo 6, sono, diciamo, un riassunto di quelli che sono gli aspetti più importanti che un pilota di un Vimana deve sapere per appunto pilotare il Vimana, per cui viene detto ad esempio che tipo di cibo mangiare, quale non mangiare, viene detto come vestirsi, soprattutto se si raggiungono strati diversi della nostra atmosfera. Non viene usato questo termine, ma viene detto che man mano che si sale con il proprio Vimana sempre più in alto, l'aria diventa sempre più fredda, l'ossigeno o comunque sia diventa sempre di più difficile respirare. Ora, se questo testo del 1918, messo in forma scritta in questa data, fosse un falso, mi chiedo come si potesse sapere in quell'epoca o molto prima, sappiamo che esisteva da secoli, secoli e secoli, come si potevano avere queste cognizioni, queste conoscenze senza esserci stati direttamente. Ciao Silvia. Per cui questa è una domanda grande, ma anche dire come ci si doveva comportare durante un combattimento, anche questo viene detto nel Vimanika Shastra, è un vero e proprio manuale. Aspetti più tecnici del Vimana invece li troviamo in un altro testo che si intitola Samarangana Sutradhara ed è curiosamente un testo di architettura. Perché? Perché viene messo in forma scritta nel 1051 d.C., quindi quasi 1000 anni fa, ma in tempi recenti. Re Bhoja, che era un Maharaja, un grande re, del centro dell'India, stava vedendo che le conoscenze più antiche del suo popolo si stavano perdendo. Quindi manda in tutto il suo regno i suoi emissari per raccogliere queste conoscenze e creare praticamente un testo per conservarle. Il 31° capitolo del Samarangana Sutradhara, che ho qui vicino a me, ma sono circa 190 pagine, sono dedicate appunto alle yantra, cioè alle macchine, e nelle descrizioni che ne vengono fatte di queste macchine si parla dei Vimana, si parla di alcune armi presenti all'interno dei Vimana, si parla di strumentazioni utilizzate al loro interno, come ad esempio delle macchine che permettevano di vedere lontano,
o comunque macchine che permettevano di ascoltare quello che si diceva dentro una casa o il palazzo di un re. Vi ripeto, è un testo del 1051 d.C., a 1000 anni. Ora, anche lo Jules Verne, con la mente più fervida, non ha mai parlato di qualcosa che è in tutto e per tutto un microfono o una sorta di televisione. Nel Samarangana Sutradhara troviamo la descrizione di macchine che sono totalmente inconcepibili 1000 anni fa, ma forse anche 150 anni fa. E questo per me è la pro. E si parla dei Vimana, e quel test è stato utilizzato sempre da università indiane per ricreare certe tecnologie, e guarda caso ci sono riusciti. Com'è possibile se quelle cognizioni non erano vere, realmente vere? E per me lo sono, cioè sono la punta di un iceberg, di una conoscenza probabilmente vastissima, estremamente avanzata, che è stata conservata e preservata al meglio nel corso dei secoli e dei millenni, e poi è confluita all'interno della tradizione della religiosità indiana. Non ho parlato di spiritualità, non ho parlato di religione, perché quello è un altro mondo, però, come vi dicevo prima, se leggete o avete avuto la voglia e anche il piacere di leggere testi di filosofia indiana o sulla religione induista, avrete visto sicuramente la loro complessità, la loro difficoltà. Sono testi veramente profondi e ci raccontano una storia veramente diversa rispetto a quella che noi abbiamo avuto in Occidente. Vediamo, grazie mille, tanti complimenti, vi sono davvero grato. Anna, ciao Anna, è una amica e nonché studiosa, scusate, non riesco ad aprire il messaggio, eccolo qua. Ciao Cristina. Anna mi chiede: ciao Enrico, carissimo, Hanuman nel Ramayana, l'eroe e amico stretto di Rama, era un Vanara, o detto anche impropriamente uomo scimmia, adorato tutt'oggi in India. Ma esattamente che specie erano i Vanara? È una bella domanda, guarda, perché viene rappresentato come un uomo scimmia e viene tutt'oggi descritto in tantissimi testi appunto come un essere scimmiesco. La cosa curiosa è che se voi leggete il Ramayana e vedete la traduzione che ne viene fatta del termine Vanara, non vuol dire assolutamente uomo scimmia, vuol dire uomo delle foreste, che è un'altra cosa. Probabilmente è stata, come succede spesso, una interpretazione un po' impropria, perché la descrizione dei Vanara era di uomini che vivevano nelle foreste, si coprivano, erano molto pelosi, sì, ma non erano delle scimmie e non si curavano, quindi avevano un'igiene personale probabilmente poco curata, ed erano scimmieschi nell'aspetto, ma non lo erano fisicamente, cioè erano persone come potevano essere forse gli uomini delle caverne da noi in Occidente, che erano poco curate, insomma, non andavano dall'estetista probabilmente tutti i giorni. Ma il termine vero appunto è uomo della foresta e non uomo scimmia. Purtroppo poi nell'avvicendarsi del tempo, e soprattutto per dargli una rappresentazione unica che lo identificasse rispetto ad altre divinità, nel tempo in India si è dato una conformazione scimmiesca, ma non lo è nella realtà. Anche qui sarebbe un capitolo molto interessante. C'è addirittura chi ha ipotizzato, e con ragione di causa anche molto interessanti, che i Vanara fossero sì uomini delle foreste, ma potessero essere anche gli ultimi superstiti dell'uomo di Neanderthal, che era molto simile a noi, ma anche una via di mezzo, insomma, con un essere abbastanza peloso e irsuto, simile alle scimmie, ma non scimmia. È una cosa su cui sto lavorando da tempo. Ci sono tante, tante, tanti studi che sembrano accomunare queste due realtà, però, diciamo, ancora è un libro aperto su cui bisogna indagare e studiare. Siamo arrivati a 1 ora e 20, ancora non ci hanno bloccato la linea. Ah, ecco, Cristina, che era l'amica di cui vi parlavo prima, mi dice: il libro di Quinta Elementare. Maraffa mi dice: bisognerebbe parlare di invasione indiana, è un argomentone. Sì, Raffaella dice: i giganti blu della Sardegna, ci sono anche loro, è vero, me lo fa venire in mente ora. Si parla di, ora non so il sardo, mi sembra si pronunci Homo Azullus, una cosa del genere, ma ci sono tantissime tradizioni che ci parlano appunto di essere dalla pelle blu anche in Sardegna.
Vediamo. Luciana mi dice: grazie davvero. Come si chiama la dispensa per piloti induista? Scusa, non c'è il suono. E non è tanto una dispensa quanto un libro che viene chiamato Vimanika Shastra. E comunque, se cerchi su internet un po' quello che ho scritto nel corso del tempo, puoi trovare la forma corretta con cui si scrive, anche un po' di articoli e analisi che sono state fatte nel corso del tempo e che in certi casi ho riportato anche io in Italia. Alessandro mi dice: Enrico, buonasera, puoi lasciare qualche testo da poter leggere per avere un po' di informazioni? Beh, con molto piacere, premetto che li potete trovare sia in cartaceo, sia in formato ebook, sia per Amazon che per Apple, che per Google e quant'altro. Beh, uno dei più a cui tengo di più è i Vimana, le guerre degli dèi, che è stato un testo a cui ho dedicato tanti anni di studi della mia vita, e i Vimana e le guerre degli dèi è un po' un compendio di alcune delle cose di cui abbiamo parlato stasera. Poi posso consigliarvi, per chi è interessato alla parte più spirituale e che riguarda anche la divinazione in India, scrissi 3 anni fa un libro che si chiama Le foglie del destino. Entrambi quelli che vi ho citato sono editi da Enigma Edizioni, dove si parla appunto delle foglie del destino, che sono un sistema di divinatori indiano veramente bello e affascinante. Con Andrea Di Lenardo abbiamo scritto Dall'India alla Bibbia, dove abbiamo fatto una comparazione storica non pedante ma interessante, appunto, dove si parla anche di Abramo e di Abraman, tra il mondo orientale e il mondo occidentale, come ci fossero stati un sacco di contatti, scambi commerciali e culturali tra queste due realtà. A breve, come dicevo all'inizio, uscirà Ariani Indo Europei, che è un po' il seguito di Dall'India alla Bibbia, e approfondiremo altri aspetti. Mentre penso fine aprile, inizi maggio, doveva uscire il 16 marzo, ma il coronavirus ci ha bloccato in corsa. Per un'edizione uscirà India sommersa, dove lì ho focalizzato i miei studi e le mie ricerche proprio su il ritrovare prove concrete di una civiltà precedente e anche città sommerse nell'India, quindi con tutto quello che ne consegue. Non posso non citare La caduta degli dèi, sempre per la Uno Editori, scritto con Mauro Biglino, che con nostra grande fortuna ha oltrepassato le 20.000 copie vendute. Sto guardando un po' i libri che ho sott'occhio. Beh, c'è anche un altro bellissimo libro per chi è interessato alla questione di Mohenjo-Daro e a tutte le analisi anche che ho fatto e fatto fare sui campioni, 2000 a.C., Distruzione atomica. È il libro storico di David William Davenport, di cui per fortuna sono riuscito ad acquisire molti dei suoi documenti attraverso la vedova e Ettore Vincenti, che ho ripubblicato nel 2018 sempre con Enigma Edizioni, ma a cui ho aggiunto non solo delle mie ricerche, ma delle analisi sui campioni fatti dal professor Roberto Volterri dell'Università La Sapienza di Roma, e insieme abbiamo cercato di aggiungere un contributo a quello che già aveva fatto Davenport, portandolo un po' ai tempi attuali, quindi negando le evidenze di un'esplosione atomica, ma dicendo che le analisi ci dicono che è stato qualcos'altro, ma di estremamente distruttivo. E quello 2000 a.C. Distruzione atomica, nell'edizione di Enigma Edizioni, appunto, troverete tante cose appunto che riguardano Mohenjo-Daro e i campioni che vi facevo vedere prima, per chi non l'avesse visti recuperati dal Pakistan. Daniela mi chiede: dopo aver letto Le foglie del destino, sono andata a Bangalore a farmi leggere le mie e sono ancora sconvolta. Beh, ci credo, Daniela. Io ti dico, quando pur credendo a tante cose per molte persone assurde, agli alieni, ai Vimana e quant'altro, io quando andai a farle anni e anni fa ero partito molto scettico, perché sicuramente credevo ci fosse qualcosa sotto, ma mai mi sarei aspettato quello che ho trovato, e anch'io sono rimasto totalmente sconvolto per un periodo lungo di tempo. Soprattutto quello che mi è stato detto dal bramino che me le lesse, ha trovato un riscontro concreto in quello che era la mia vita privata e che conoscevo solo io,
così anche come con quello che sarebbe successo di lì a un certo periodo e che effettivamente è successo. Ci fu una persona, un caro amico, ora molto anziano, che mi disse diversi anni fa che in India c'è di tutto, ci sono i ciarlatani come ci sono da noi, ci sono tantissime persone serie, ma quando ti trovi davanti alle persone serie molto spesso bisogna sospendere il giudizio perché puoi sentire, vedere o sperimentare cose che non hanno una spiegazione se non sospendendo il giudizio e quindi dando per vero, credendo che quello che stai vivendo non ha una spiegazione razionale. E il caso delle foglie del destino è proprio così. Quelle genuine, quelle vere, non hanno una spiegazione razionale. Solo per dirvi, io quando andai da questo bramino e aveva trovato la mia foglia, lui con il suo accento, che non era ovviamente, era un proto-inglese, parlava malissimo inglese e aveva un traduttore accanto, ma mi disse il nome dei miei genitori, il nome corretto, cosa che solo chi mi conosce personalmente sa, e certamente un tizio sperduto nel quasi nulla dell'India del Sud, neanche attraverso Google, avrebbe potuto sapere, per cui, ma questo insieme a tante altre cose. Bisogna veramente talvolta sospendere il giudizio quando si parla di India. Non lo facciamo, però, quando ci sono prove concrete come quelle che abbiamo elencato fino ad ora, e che sicuramente sono una testimonianza tangibile, concreta, a prova di scettico, sull'esistenza sia di una civiltà prima della nostra, in India quantomeno, sia di tecnologie che sono state utilizzate in tempi antichissimi e che hanno fatto scaturire guerre, battaglie e anche distruzioni come quelle che possiamo trovare a Mohenjo-Daro. George dice: a che civiltà appartengono i piloti delle Bimana? Sono per caso gli UFO di oggi? Allora, sono i Vimana. Beh, sì, il parallelismo con gli UFO moderni ovviamente è schiacciante, cioè le tradizioni indiane ci dicono che le divinità, questi esseri, provenivano da altri pianeti, provenivano da fuori della Terra e si spostavano con i Vimana. Per cui è naturale, scontato il parallelismo con gli UFO moderni. Poi non mi chiedete se le divinità indiane sono gli UFO di oggi, cioè se ci sono le stesse persone, perché questo non lo posso sapere, però assolutamente il parallelismo è stringente. Addirittura a Puri, sempre in uno dei viaggi fatti in India, siamo riusciti con altre persone a fotografare un affresco del 1500 d.C., quindi recente. Lo faccio vedere spesso durante le conferenze, se volete vederlo. Potete andare su YouTube, in una delle mie conferenze lo faccio vedere quasi sempre alla fine. Questo affresco del 1500 vengono rappresentati proprio la guerra tra Rama e Ravana, con dei Vimana, e questi Vimana sono a tutti gli effetti degli oggetti discoidali, addirittura con tre semisfere sotto, per cui chi si interessa di ufologia li chiama UFO adamschiani. Al di là del paragone, comunque sia, è un affresco che ha quasi 600 anni e questa gente, quando gli chiedemmo ma da quanto tempo disegnate Vimana in questo modo, ci fu risposto: noi li abbiamo sempre rappresentati così e per la nostra tradizione erano fatti così. Per cui sì, certamente, insomma, parlare di esseri provenienti da altri mondi nel passato, chiama la teoria degli antichi astronauti o antichi alieni, chiama gli UFO moderni. È sempre lo stesso, quello assolutamente. Cristina mi chiede: e chi dice di riuscire a trovare le foglie dall'Italia, cioè da fare da tramite, possono essere cose serie? Beh, qui mi incupisco subito. No, non sono cose serie per me, non sono persone serie. La tradizione delle foglie di palma è una sola e viene detto che solo chi si recherà in India, quindi andrà fisicamente in India e avrà la fortuna di trovarsi in un tempio dove forse potrà trovare la propria foglia, potrà farsela leggere. Chi fa da tramite è una persona che vende una cosa che non è reale, perché la tradizione indiana, come vi dicevo, dice che bisogna andare in India e solo lì si potrà fare. Non voglio usare certi termini perché poi, insomma, si paga anche i termini che si usa, però sconsiglio vivamente qualsiasi persona
venga contattata o trovi appunto qualcuno che vende questo tipo di servizi dal farlo. È ovvio che è facile perché non tutti possono andare in India e farsi leggere le proprie foglie di palma. È vero è che però la loro tradizione dice questo. Se non quest'anno, l'anno prossimo, come vorrei, verrà organizzato un viaggio nell'India del Sud, uno dei templi, e non strutture, ma templi in cui il più importante, in cui viene fatta la lettura delle foglie di palma, sarà una delle tappe del viaggio. Per cui, però, ripeto, solo andando in India. Scusatemi, ma chi vende questo tipo di servizi, se così si possono chiamare, non ha il mio plauso e tantomeno non fa una cosa che è contemplata dalla tradizione e dalla cultura indiana. Ah, Katia, ciao. Dice complimenti a te e Mauro per la caduta degli dèi, grazie mille. Daniela dice confermo, anche a me lo Shastra mi ha indovinato tutto e mi ha anche letto 5 vite precedenti. No, beh, a me ha detto quella precedente, poi voleva dirmi anche quando, la data di quando sarei morto, però ho preferito farmi dire pochi anni dopo perché morirò quando sarà, insomma, che sia il coronavirus o altro. Infatti è gratis anche Daniela Bortoluzzi, che è un'altra famosa scrittrice italiana. Sì, quasi sempre in Italia vengono chieste cifre da capogiro, e non dico quali. In India è gratis o al massimo la donazione che viene fatta è di qualche rupia, di qualche centinaio di rupia. Al massimo si può pagare 15 euro, poco più. Per cui, insomma, avete capito, è ben diversa la situazione che ci viene venduta qua. Sono interessata a venire in India. Mara, lo so, guarda, quest'anno dovevo andare, stavo organizzando a novembre un viaggio in Cambogia anche per andare a vedere Angkor Wat, però ovviamente tutta questa situazione che stiamo vivendo del coronavirus, del Covid-19, ha slittato, ha fatto slittare anche questo viaggio probabilmente all'anno prossimo. Considerate, se non l'avete sentito, che l'India si è blindata come abbiamo fatto noi in Italia. E sentivo la dottoressa Kavya Vaddadi in questi giorni, che era l'ingegnere aeronautico che ci ha anche aiutato per la caduta degli dèi, con cui abbiamo fatto un libro in inglese. Lei stessa si trova insieme al marito in un lockdown, cioè blindata in casa, e come noi possono uscire solo per fare pochissime cose, farmacie, medici e mercati. Considerate che il problema dell'India, hanno una popolazione di almeno 1 miliardo e 300 milioni di persone, le condizioni non sono le nostre ed sarà molto difficile dare tante mascherine o creare tante condizioni per evitare che si infettino veramente migliaia, se non milioni di persone in India. Questo forse è uno dei problemi più gravi, insomma. Non se ne parla, ovviamente si parla dell'Italia e di pochi altri paesi, ma considerate che in India e nel sud-est asiatico la situazione è molto peggio di quello che ci si possa immaginare. Mara dice quando sarà, sarà. Beh, io spero anno prossimo India e se ce la facciamo anche Cambogia di farlo, di poterli fare. Poi ovviamente pubblicizzerò attraverso Facebook e altri canali, ma chi vuol venire sarà ben accetto. Giorgio, uno degli amministratori, mi dice ricordiamo che la diretta al suo termine verrà portata sul canale YouTube Focus 3.0 Il mistero della vita. Sì, viene cancellata dalla pagina del gruppo, ma potete andare e rivederla totalmente liberamente nella pagina del gruppo Focus 3.0, appunto su YouTube. Bellissima diretta, grazie Marianna. Gloria, ciao. Per Aspera d'Astra, che non penso sia il nome di battesimo, dice complimenti, molto interessante. Quando andrai in India potresti organizzare un bel gruppo, vengo anch'io. Con piacere, l'avrei voluto fare inizio anno prossimo, spero di poterlo fare. La Cambogia è slittata, però nel 2021 sicuramente organizzerò qualcosa in India e vi avvertirò tutti, anche con gli amici del gruppo Focus 3.0. Luciana mi dice perché alcuni soggetti indiani hanno proibito esperienze di reincarnazione se non per loro tramite, se a sorpresa un individuo come me trova anche le prove storiche di vite precedenti, perché viene vietata la memoria personale?
Penso di aver capito la domanda, cioè perché non mi ricordo quello che ho fatto nella vita precedente, è perché ci sono anche qua tante tradizioni indiane, ma perché non, secondo la tradizione indiana non si deve avere un ricordo delle esperienze vissute, ma è l'esperienza stessa, quindi il karma o il dharma che abbiamo accumulato che ci porta di vita in vita a tentare di migliorarci e quindi poi di fonderci nel moksha, cioè ritornare all'essere supremo assoluto e quindi chiudere il ciclo del samsara, delle reincarnazioni e tornare appunto all'essere supremo. Spero di aver risposto alla tua domanda perché sinceramente non l'ho capita bene. Poi casomai mi puoi scrivere in privato e si può parlare senza problemi. Cristina dice grazie, veramente grata. Scusate, spero presto in un'altra diretta così. Grazie Focus, ringrazio anch'io gli amici di Focus. E, insomma, sono contento che vi sia piaciuta. Sono un po' andato a ruota libera, meno tecnico, ma penso magari fosse carino spaziare su più argomenti. Spero di avere, insomma, di avervi dato un'idea generale su tanti misteri che riguardano veramente l'India. Federico dice: voglio cogliere l'occasione per ringraziarti per tutto quello che stai facendo. Grazie mille, Enrico. Beh, sono io che ringrazio voi, posso dirvi. Io lo faccio per passione, come la passione di ognuno di voi è leggere, ascoltare e ricercare su tanti argomenti. Per cui è la passione che nasce in ognuno di noi e che per fortuna in tanti di noi rimane per anni e decenni, che ci porta ad approfondire. Poi certe volte può finire in un libro, altre volte in una diretta, altre volte magari rimane in un cassetto per tanti anni, però è la passione che ci porta a fare una determinata cosa, a mantenerla viva nel corso degli anni, a sentirla propria e a trasformarla assolutamente non in un lavoro, perché per me non è un lavoro, è una passione, ma a trasformarla in un qualcosa che poi deve essere anche divulgata, nel senso è inutile fare ricerche o scrivere cose se devono rimanere appunto in un cassetto. Il bello è divulgarle e anche confrontarsi, quindi correggere. Tante volte mi è successo di correggere il tiro su cose che pensavo, ipotizzavo e poi scoprire che erano un po' diverse o diametralmente diverse. Anch'io quando andammo in Jodaro ero sicuro ci fosse stata un'esplosione atomica e con i miei bei strumentini, contatore Geiger, speravo di trovare tracce di radioattività. È stata una delusione immane quando la radioattività non c'era ed era quella ambientale, però poi riprendendo i testi indiani, soprattutto il Ramayana, mi sono reso conto che l'errore era stato mio, perché non avevo letto attentamente quello che c'era scritto, cioè che le armi impiegate erano di un certo tipo e che Rama aveva scagliato, appunto contro Ravana, armi di un certo tipo, per cui però è la passione che ci muove e che ci fa andare avanti. Grazie Angela. Mi sa che siamo alla conclusione, siamo quasi a 1 ora e 40, ragazzi, per cui grazie per questa diretta, complimenti, grazie mille, grazie Laura Zanzotter, risaluto gli amici di Brescia, di S Accademia e del Dojo Maharishi Satyananda di Pavia, Milena, Tiziana, grazie mille, vediamo se c'era qualche altra domanda, non penso, sarebbe bello poter seguire altre dirette, ti ascolterò con immenso piacere, grazie mille. Cristina dice complimenti e Tiziana, che anche lei ha una bellissima pagina Facebook, un bellissimo sito dove fa ricerche, studi, traduce articoli dall'estero, assolutamente da seguire anche lei. Grazie, dice, trasmetti tutta la tua passione, si percepisce ogni tua parola nei libri. Beh, non le leggo perché sennò sembra mi sto autoincensando, per l'amore del cielo. Ringrazio voi, sono io a ringraziarvi di avermi sopportato per 1 ora e 40 e ci sono tanti argomenti che ancora rimangono così, non detti, però spero che magari con gli amici di Focus 3.0 ne potremo riparlare fra un po'. Fra qualche tempo, così anche per spezzare un po' le nostre monotonie e distrarci un po' da quello che sta succedendo
in questo periodo. Ricordo che la live che si chiuderà fra poco verrà tolta dal gruppo e verrà messa sul canale YouTube di Focus 3.0, per cui per chi se la vuole rivedere, riascoltare dall'inizio, se la può vedere lì. E io, se mi permettete, al di là dei libri miei che vi dicevo prima, se volete, io ho anche un canale YouTube, Enrico Baccarini, dove quando ho tempo faccio piccoli o grandi docu o lunghi documentari e qualcosina delle cose che abbiamo detto stasera lo trovate lì. Altre cose ci sto lavorando in questo periodo che sono blindato in casa, per cui anche con immagini oltre che parole potremmo e potete approfondire tutti gli argomenti. Grazie mille Michela, grazie Daniela, grazie a tutti, veramente grazie davvero, grazie nuovamente agli amici Giorgio e Enrico del gruppo e ci vediamo presto, vi auguro di passare delle belle giornate, state in casa, lo so, non voglio fare il pedante, però è l'unico modo per contrastare purtroppo questo virus finché non ci saranno vaccini o quant'altro, per cui leggiamo, prendiamo che siano libri cartacei o ebook, vediamo filmati su YouTube, approfondiamo e visto che siamo il paese della cultura, facciamo in modo tale che questo periodo chiusi in casa possiamo tutti noi, me in primis, acculturarci di più e quindi quando potremmo finalmente uscire poterci confrontare su punti di vista uguali o diversi, ma comunque far ritornare la cultura in Italia quello che era un tempo. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro buonanotte e spero veramente a presto. Ciao a tutti.